un hashtag nessuno escluso e un ritorno, la benedizione del calendario ANFAS, un evento consumato in allegria, presentazione affidata ad un amico storico dell'ANFAS, il collega Paolo Castignani. L'appuntamento, come sempre, con Monsignor Bruno Forte, arcivescovo della diocesi di Chieti Vasto, e per l'edizione 2023 con la presidente ANFAS Chieti, Erika Toto. L'hashtag che abbiamo dedicato quest'anno è nessuno escluso, perché abbiamo svolto insomma lo shooting fotografico all'interno di un'azienda agricola Fausto Falcone, dove i ragazzi si sono cimentati alla raccolta dell'uva, anche al prodotto finito, quello del vino, e quindi i ragazzi hanno fatto anche loro un'esperienza di lavoro inclusivo presso questa azienda agricola. La parola, l'espressione nessuno escluso sta a significare che ognuno è importante, la dignità di ogni persona, la disabilità come una diversa abilità da recuperare perché la dignità della persona si esprima, sia riconosciuta, entro in circolo, in rete con tutti. E la cosa molto bella che negli anni, nella storia dell'ANFAS che ho seguito strettamente da vicino, dall'epoca di Gabriella Casalvieri in poi, sempre più le famiglie hanno capito l'importanza del loro ruolo, per cui anche un centro così significativo come la Rosa Blu, che riuscimmo a realizzare grazie anche all'aiuto forte della Conferenza Episcopale, è diventato una casa dove le famiglie sanno che i loro figli continuano quella rete, a vivere in quella rete d'amore che in casa deve continuare naturalmente ad accompagnarli e che si esprime poi in questo luogo privilegiato. Di che cosa avreste bisogno? Adesso abbiamo questo problema del trasporto e essendo molti genitori avanti con l'età non hanno la possibilità di riuscire a portare i loro ragazzi, i loro figli, i loro fratelli presso la nostra struttura, quindi è molto importante. Ma in prospettiva un'altra urgenza di cui si parla da anni è il dopo di noi. Cioè molte famiglie si preoccupano di quale sarà il futuro di questi ragazzi. L'idea che era nata, su cui abbiamo avuto anche dei tavoli di confronto, di dialogo, anche come diocesi avevamo dato le disponibilità, era di creare una struttura dove si potesse realizzare questo dopo di noi, ma mi sembra che su questo ancora si va molto a rilento.